Orecost 2018, ci troviamo al microstand, direi, della Oshizaki, che è il più grosso produttore al mondo di attrezzature per la ristorazione, ma che qui è presente solo con un paio di articoli per poter incontrare alcuni dei nuovi e vecchi clienti. Siamo in compagnia di Paolo Moro, che è il responsabile Sud Europa dell'azienda, che intanto salutiamo. Grazie, grazie per averci intrattenuto in questo evento. Benvenuto sugli schermi di orecatv.it e Paolo, spieghiamo appunto veramente in 30 secondi che cos'è il marchio Oshizaki, cosa rappresenta, dove è presente e quali sono le sue caratteristiche. Allora, Oshizaki è un'azienda giapponese che produce macchinari per la produzione del ghiaccio. Il nostro ghiaccio è oggi il desiderio di tutti i bartender professionali, perché ha una caratteristica fondamentale, che è quella di non diluire la bevanda in maniera veloce. Quindi il cliente o l'avventore del bar ha modo di bere la sua bevanda fino all'ultimo, col cubetto che rimane e permane nella bevanda stessa, quindi fresca e poco diluita. Questo porta spesso e volentieri al cliente a fare un secondo ordine, magari anche un terzo. Per questo siamo, diciamo, un ingrediente fondamentale per la bevanda di qualità nella ristorazione e nel servizio super oreca di oggi. Poco fa mi hai mostrato dei cubetti prelevati da una delle due produttrici di ghiaccio alle nostre spalle, che mi ha lasciato un attimo stupito, perché è trasparente, ha solo delle piccole venature all'interno, ma tu mi hai spiegato che risolve un grossissimo problema, quello che hanno i ristoranti quando portano il vino a tavola. Esatto, presentiamo in questo evento una novità a livello europeo, perché è un cubetto che negli Stati Uniti è già ben diffuso ed è il numero uno nelle vendite. È un cubetto fatto a forma di ponticello di mezzaluna, molto trasparente, molto robusto e molto duro, e lo usiamo appunto per poter servire il vino fresco in glacet, quindi con ghiaccio, senza aggiunta d'acqua. Questo permette alla bottiglia di essere servita direttamente dal secchiello, senza tovagliolo, senza coprire la bottiglia e chiaramente senza bagnare la tovaglia. Ed è quello che, ecco, questo è il cestello che mi mostravi prima. Questi sono cubetti che tu mi hai detto sono stati addirittura inseriti qui dentro nella prima mattinata. Sono passate un po' di ore e direi non solo hanno resistito egregiamente al passare del tempo, nel senso che non si sono sciolti qui sotto. Se il cameraman riesce a vederlo magari in trasparenza, c'è pochissima acqua ed è quindi un gran bel risultato, ma tutto questo è ottenuto grazie a... In particolare la macchina è questa, ed è una macchina che viene dagli Stati Uniti. Questo è un cubetto appunto Crescent di Oshizaki. Se vogliamo possiamo far vedere la performance della bottiglia nella glassette, perché scende molto molto facilmente. Certo, inseriamola, vediamo se il cameraman riesce a inquadrare l'inserimento, che è brillante. Soprattutto quando poi estraiamo la bottiglia dal secchiello, la bottiglia non goccia, ed è questo l'aspetto fondamentale di questo ghiaccio. Quindi quali problemi va a risolvere? Allora, il problema è quello del livello del servizio. Se vogliamo essere eleganti nel nostro servizio, coprire l'etichetta della bottiglia con un tovagliolo non è il massimo, perché chi spende una certa cifra per avere vino bianco o champagne di qualità vorrebbe che l'etichetta fosse visibile al momento del servizio. Il fatto di poter mettere la bottiglia in una glassette senza acqua permette appunto di non coprire l'etichetta, di non grondare acqua sulla tovaglia e quindi di mantenere la bottiglia anche più a lungo fresca per essere servita a tavola. Possiamo mostrare un cubetto prelevato proprio dalla produttrice di ghiaccio? Allora, in questo caso però parliamo di cubetto quadrato, quello per cocktail, quello che per eccellenza oggi non diluisce le bevande che andiamo a servire. E andiamo a prenderlo dalla macchina. Eccolo qui. Io sono passato nel frattempo dinanzi alla telecamera per mostrarvi in tutto il suo splendore, è il caso di dirlo in questo caso, no? Questo cubetto. Ecco, quindi questo è il cubetto quadrato, l'unico che veramente possa essere chiamato cubetto, perché le altre forme di ghiaccio in Italia hanno forme arrotondate. Quindi questo è il nostro cubetto a lento scioglimento, prodotto con temperature inferiori allo zero, ed è per questo che ha al suo interno delle venature che noi chiamiamo marmorizzazione, che segnalano appunto il fatto che questo cubetto sia stato raffreddato sotto lo zero. È talmente perfetto che io, mentre tu lo mostravi, insomma, ricordavo gli igloo
che fanno gli eschimesi con una maestria davvero adatta alla circostanza. In effetti la forma è proprio quella degli igloo, perché gli eschimesi ritagliano i blocchi di ghiaccio e di neve in forma quadrata per poi poter costruire la loro cupola su cui sotto poi si vanno a rifugiare. Questo non vuole essere un ghiaccio per igloo, vuole essere un ghiaccio per chi sa cosa vuol bere e sa che vuol bere bene, e il ghiaccio quindi è il primo ingrediente di qualità per un cocktail di qualità. Che spettacolo, amici! E vediamo invece le forme che sono qui sotto, vediamo se il cameraman riesce a riprendere questa parte qui dedicata proprio alle forme con cui si possono ottenere a questo punto non posso più dire cubetti di ghiaccio, come li possiamo chiamare? Allora, naturalmente queste sono forme in plastica perché dobbiamo poterle rappresentare senza avere problemi di scioglimento. Sono tutte forme esclusive per Oshizaki, le uniche sul mercato, quindi tutto quello che si vede su questa scatola dimostratrice è soltanto destinato ai clienti Oshizaki. Nessun altro al mondo può produrre queste forme. Paolo, se io appunto sono il proprietario di un bar, di un bistrò, di un ristorante, di un albergo e desidero saperne di più, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per andare a richiedere informazioni, ovviamente senza alcun impegno? Naturalmente, abbiamo un sito per questo tipo di utilizzo ed è info@oshizaki.it. Se vogliamo far vedere il marchio qui possiamo poi, perché la pronuncia non spiega lo spelling, comunque Hoshi Zaki con la K finale, Oshizaki. Ed è quello che avete letto qui sotto negli ultimi secondi. Paolo, ma queste attrezzature sono vendute proprio in tutto il mondo? Sono vendute in tutto il mondo. In Italia stiamo affacciandoci adesso in maniera strutturata, abbiamo quindi assistenza e distribuzione sul territorio. Le informazioni sui nostri rivenditori sono disponibili sul sito, che è www.oshizaki.it. Ma agli eschimesi riuscite a venderli? È strano a dirsi, ma riusciamo a vendere, che anche loro bevono e hanno bisogno di acqua, che è un ghiaccio puro. E chi gli dà l'assistenza? No, questa non sono destinato a occuparmi dell'Alaska, quindi non so dirlo. Scherzo, per rendere naturalmente più simpatico questo incontro, ti ringrazio per la simpatia e la complicità. Amici, ringraziamo Paolo Moro per la collaborazione. Grazie Paolo. Grazie a voi naturalmente. Ci sarà altra occasione per poter mostrare altre attrezzature prodotte dalla Oshizaki. Io nel frattempo proseguo in questo percorso itinerante all'interno dell'Orecoast, quinta edizione qui a Sorrento, all'Europa Palace Hotel. Non andate via, noi continuiamo.